al fatto di sospendere i mutui, alle richieste dei 25.000 euro cui faceva riferimento Ettore e, ripeto, anche alla sospensione dei mutui. Le banche hanno discrezionalità oppure no? Sì, hanno molta discrezionalità, hanno tantissima discrezionalità, soprattutto per quanto riguarda importi che vanno al di là dei 25.000 euro, perché devono effettuare una autovalutazione e quelle imprese che già avevano difficoltà prima della crisi difficilmente riusciranno ad accedere a nuovi finanziamenti. Oppure, in pratica, no, però io chiedevo, ad esempio, rispetto al mutuo, tante persone ci stanno scrivendo, hanno il mutuo, in questo momento non hanno il lavoro, non sono in grado di pagare le rate. La sospensione del mutuo è obbligatoria da parte della banca o dipende dalla banca, dalla discrezione della banca? Allora, per quanto riguarda la sospensione per l'acquisto della prima casa, al possesso dei requisiti la banca obbligatoriamente deve sospendere il mutuo. Per quanto riguarda invece finanziamenti però o prestiti, la lista dei requisiti è quella lista che ci faceva la Costa, che è comunque una lista articolata, sempre sotto i 250.000 euro, insomma, che ci dovrebbe sono essere portata a 400. Una cosa importante per le imprese invece, c'è sempre nell'ambito del decreto Cura Italia l'obbligo da parte delle banche di effettuare una moratoria per quello che riguarda i prestiti o addirittura per i fidi in scadenza, che devono essere comunque utilizzati dall'imprenditore fino a moratoria. Settembre. Moratoria! Esatto, su questo aspetto però devo essere sincero, molte banche alla semplice richiesta comunque provvedono alla sospensione di quelli che sono i finanziamenti. Ma anche questo, ribadiamolo, è obbligatorio, non è discrezionale. No, questo è obbligatorio, però quando ti sospendono la rata, attenzione, gli interessi, le li banche paghi. Comunque li paghi. E il calcolo degli interessi non viene effettuato sull'importo che tu vai a sospendere, ma prendono in considerazione il valore residuo. Quindi paradossalmente, se io sospendo rate per 10.000 euro, io pagherò interessi non per 10.000 euro, ma ad esempio su 100.000 euro, che è il valore residuo del finanziamento. Quindi gli interessi sono molto ma molto maggiori rispetto a quello che pagherei. Cioè, io non pagherò i soli interessi delle rate che non sto pagando, ma di tutto il debito residuo che ho con la banca. Esatto. Quindi se ti devo pagare ancora 100.000 euro, due rate le rimandiamo, io non pago gli interessi per le due rate, ma pago gli interessi per le altre 25 che ancora dovrò pagare. Che mi pare una di quelle cose che poi torniamo al punto della crisi epatica. Ti pigli più facilmente il coronavirus. Allora, grazie davvero ad Ettore e Daniele, non so che dirvi. In bocca al lupo, grazie per aver condiviso con noi la vostra esperienza. Io spero che le cose vadano bene, deve andare bene, davvero in bocca al lupo.